Maxi protesta e strade chiuse a Pesaro per la manifestazione contro il biolaboratorio a Torraccia. 5.000 le persone in corteo provenienti da tutta Italia. La salute non si può scendere a compromessi, non è negoziabile la nostra salute. Perde il controllo dell'auto e viene sbalzato fuori dall'abitacolo. Paura a Fenile di Fano per un 19enne trasportato all'ospedale in codice giallo. Collegamenti Marche e Umbria. I sindaci si mobilitano per limitare i danni provocati dalla chiusura della Contessa. Tra gli obiettivi, presidiare l'andamento dei lavori e definire un grande patto tra istituzioni e associazioni per garantire una crescita virtuosa e più equilibrata rispetto alle altre dinamiche territoriali. Lotta all'evasione, potenziamento del trasporto pubblico e agevolazioni per le famiglie in difficoltà. Il Comune di Fano e i sindacati rinnovano il protocollo d'intesa per l'anno in corso. Difesa personale, giovedì a Cucurano di Fano una conferenza teorico-pratica di judo dedicata alla sicurezza delle donne. E Malgherino Olivetti di Marotta, il vincitore della gara di biliardo a boccette che si è svolta alla polisportiva La Combattente di Fano. La FISB ha lavoro per avvicinare sempre più giovani a questa specialità. Dal ciclismo con la tappa del Giro d'Italia a Fossombrone al Fano Calcio, dal volley con la Vigilar Fano all'atletica leggera. Questa sera torna su Fano TV l'appuntamento dedicato allo sport del territorio. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con la maxi protesta che si è svolta ieri a Pesaro contro il biolaboratorio di livello 3 da realizzare nel quartiere di Torraccia. Al corteo c'era per noi Marco Lunigro che ha raccolto le voci di alcuni manifestanti. Di quello che deve fare poco. Una mobilitazione nazionale contro la realizzazione del biolaboratorio di livello 3 a Pesaro, nell'area tra Via Grande Torino e Via Furiassi. Alla manifestazione, organizzata per il 1° maggio, dalle ore 10 fino alle 18, hanno preso parte oltre 5.000 persone provenienti da diverse regioni d'Italia tramite pullman, treni e auto private. La nostra richiesta è quella di avere le coscienze sveglie, perché noi siamo padroni del nostro territorio e le amministrazioni lo devono sapere e ci devono chiedere cosa nel nostro territorio noi vogliamo che venga fatto. Non ci è stato chiesto niente a questo riguardo, noi in questo quartiere manchiamo di tutto, di scuole, servizi, asili, piazze per ritrovo, che non siano commerciali. Di un biolaboratorio non sentivamo assolutamente la necessità. Nel mentre Pesaro chiama, ma l'Italia risponde. Ha risposto molto bene, direi, ed è stata una cosa che non ci aspettavamo, oltre ogni previsione, perché ci sono pullman che vengono anche dall'estero e anche da Amsterdam, ho saputo oggi. Oggi siamo qua, giorno del 1° maggio, festa dei lavoratori, per dire il nostro no ai biolaboratori di BSL3 e BSL4. Siamo con le ossa rotte sia da presidente delle partite IVA che da cittadino italiano da una pandemia. Troviamo assurdo che si facciano dei laboratori che possono, in caso per qualunque motivo, problemi anche di terremoto, qualunque tipo di problema che possa nascere, possono mettere a rischio la vita delle persone. Siamo contrari e Pesaro ci ha chiamato, l'Italia ha risposto, siamo venuti qua con le nostre famiglie, bambini, persone anziane, persone con danni da vaccino, persone disabili, siamo della brava gente che è venuta qua per dire no, per spingere la giunta comunale a porre fine a questo scempio. Il suo è l'unico no alla proposta del comune, le chiedo le sue motivazioni. Sì, no, le motivazioni sono che tutti questi laboratori sperimentali che vogliono fare in giro non possiamo approvarli assolutamente, perché insomma siamo piuttosto dubbiosi sulla necessità di farli e sull'utilizzo che poi ne faranno, perché è ovvio che a parole, per carità, è tutto per il nostro bene, però noi per il nostro bene abbiamo già un laboratorio, in Italia c'è una rete di laboratori, ci sono 90 laboratori in tutta Italia, ci sono 10 sedi e 90 sedi distaccate ed è giusto che ci siano, anzi proprio pretendiamo che ci siano, perché quelli lì servono per controllare l'alimentazione per i cittadini, cioè per evitare le intossicazioni, no? Quello che non vogliamo è tutti questi BSL3 che sappiamo benissimo che sono poi utilizzati per fare
prove genetiche per modificare, tanto sappiamo quello che è successo a Wuhan. BSL3 spesso sono al servizio di BSL4. L'amministrazione comunale ha ormai le idee chiare: vendere il terreno per la realizzazione del biolaboratorio all'istituto zooprofilattico. I partecipanti alla manifestazione hanno ribadito la loro contrarietà alla costruzione della nuova struttura a Pesaro, ma anche in altre regioni d'Italia. La nostra richiesta è che si fermi questo progetto di realizzazione di questo biolaboratorio e di altri che sono in progetto in tutte le regioni d'Italia. Quindi chiediamo che non si faccia, perché la salute non si può scendere a compromessi, non è negoziabile la nostra salute. Non vogliamo che anche in Italia vengano costruiti questi biolab per paura della fuoriuscita di virus. Ecco, il vostro cartello parla chiaro, è una cosa pericolosa per il territorio. Certo, per tutte le persone e per il territorio. La richiesta è quella di non sviluppare nuovi biolaboratori, visto che le esperienze insegnano che ovunque ci siano stati biolaboratori, specialmente americani, lì sono scoppiate delle epidemie, e questo negli ultimi 20 anni è quello che è successo. Quindi crediamo che la salute sia fondamentale, ma anche la trasparenza sia fondamentale, cioè sapere cosa succede. E credo che questo valga non solo per noi che siamo qui oggi, ma valga in generale per tutta la gente che abita non solo a Pesaro, ma abita in tutta Italia. Credo questo sia quello giusto. E la prefettura parla addirittura di 6.000 partecipanti provenienti da tutta Italia con pullman, treni e mezzi privati. E grazie alle determinazioni assunte nel corso di diverse riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, si è precisato in una nota che l'imponente mobilitazione si è conclusa senza criticità. Il prefetto ha sottolineato come l'opera di mediazione svolta dal questore e dai suoi collaboratori prima della manifestazione, nonché un'articolata costruzione dell'impianto di controllo del territorio cittadino durante lo svolgimento della manifestazione, considerata la delicata materia di discussione, la presenza di soggetti appartenenti all'area anarchica e antimilitarista hanno dato ottimi risultati, consentendo ai numerosi manifestanti di protestare in sicurezza e agli altri cittadini di trascorrere in tranquillità la giornata del 1° maggio partecipando alle iniziative organizzate in città. Il prefetto ha poi ringraziato i comandanti delle forze dell'ordine e il servizio reso dall'azienda di trasporto AMI, che ha messo a disposizione dei manifestanti le navette necessarie a raggiungere il luogo in cui si è tenuto l'evento. E sull'argomento oggi è intervenuto anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Il biolaboratorio, ha detto, è un'opportunità per la città e non c'è nulla da temere. A Biolab a Pesaro c'è un clima di tensione tra i residenti e il comune di Pesaro. Ma il residente è stato spiegato da mesi quello che viene, quindi è un centro dell'istituto zooprofilattico che fa capo al Ministero della Salute, alla Regione Marche e Umbria, che controlla gli animali e controlla la qualità delle carni che vanno sui nostri piatti, ha una funzione di controllo sanitario su tutto il mondo animale. Ed è un'opportunità per una città come Pesaro di poter ospitare una struttura del genere qua. Potevano farne in qualsiasi altro posto delle Marche e dell'Umbria, invece hanno scelto Pesaro per la sua vicinanza al casello, per la funzionalità. Quello che è stato ieri è stato, come dire, tutte teorie complottiste alle quali non si riesce a rispondere con la ragione. Cioè, chi ha manifestato ieri da tutta Italia pensa invece che l'istituto zooprofilattico non sia un'istituzione che garantisce la salute, ma sia un'istituzione in mano a un grande complotto internazionale guidato dagli americani per costruire in laboratorio virus, fare armi batteriologiche e costruire i vaccini per curare quelle malattie. Cioè, è un livello di discussione sul quale uno non arriva, perché chi crede a queste teorie complottistiche crede che la Terra è piatta, che il Covid non è esistito, che è stato creato in laboratorio. Quindi, come dire, è un livello di confronto difficile. Non a caso la prossima manifestazione saranno a Perugia, perché credo che ci faccia una cosa del genere. Ciò che verrà lì è estremamente sicuro, è stato dimostrato in tanti incontri, in tante assemblee, e quindi, vuol dire, non c'è nulla da temere, anzi è un'opportunità per Pesaro, perché fanno un investimento qua, noi useremo quelle risorse per altri lavori pubblici a Pesaro, qua ci viene gente a lavorare, quindi è una cosa importante per la città e non c'è alcun timore sulla sicurezza, anzi tutt'altro, grazie a queste strutture avremo maggiore sicurezza rispetto agli animali.
Momenti di paura ieri pomeriggio alle 15.20 a Fenile di Fano, dove un giovane si è ribaltato con l'auto. Il ragazzo, un 19enne albanese, stava percorrendo a bordo di una Golf la strada provinciale 45 in direzione Pesaro, quando, giunto poco prima dell'intersezione con la strada provinciale 122, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. Il mezzo si è ribaltato finendo la sua corsa nello spartitraffico e nell'urto l'auto ha battuto il guardrail facendo volare il giovane nel campo di sopra. Sul posto è intervenuto al 118 che lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Fano, la polizia locale per i rilievi di legge, i carabinieri, il carro attrezzi e una ditta per la pulizia della strada. Ora rimaniamo in zona per mostrarvi un video girato in via Fenile da un nostro reporter di strada, guardate. Via Fenile 36 abitiamo noi, fango e buche. Non si può tenere la macchina pulita, è un'indecenza, un'indecenza. L'erba che ti riga la macchina, i rami, buche a non finire, pozzangheroni, strada bianca indecente, ex asfaltata, rami che cadono in strada, che devi fermarti, tagliare, buttare via. Via Fenile 36, non esiste un cartello dove è scritto via Fenile e nessuno lo trova. Buche, rigagnoli, bisogna avere un trattore. Bosco, altra buca, tutta l'erba che riga, altra buca, e questa è via Fenile 36. Via Fenile 36. Non esiste un cartello, nessuno trova la strada, neanche i vigili. So perché il comune non ha continuato a usare strada Madonna del Cavaliere, visto che si imbocca dalla strada comunale Madonna del Cavaliere, che è un bivio, che è poi la strada che va su Ronco Sambaccio. Torniamo a parlare della chiusura della contesa che rischia di danneggiare l'economia del territorio. I sindaci dei comuni coinvolti, riuniti oggi a Fano, vigileranno sulla durata dei lavori affinché non si protraggano oltre il mese di dicembre, soprattutto perché le aziende possano ricevere i dovuti ristori. Il prossimo servizio è stato curato da Massimo Foghetti. Importante. Summit questa mattina a Fano dei sindaci dei comuni coinvolti nei problemi causati dalla chiusura della Contessa, la strada che collega Cantiano a Gubbio e che nello stesso tempo costituisce un'arteria fondamentale per i collegamenti tra Marche e Umbria, soprattutto con Roma. Sono stati presenti nella sala della Concordia del Palazzo Municipale il sindaco di Gubbio Filippo Stirati, il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini, il sindaco di Cagli Alberto Alessandri e il sindaco di Fano Massimo Seri. Ad evidenziare l'importanza dell'argomento in discussione sono intervenuti anche diversi rappresentanti di categoria, tra cui Fausto Baldarelli della CNA e Amerigo Varotti della Confcommercio. La chiusura della Contessa significa far piovere sul bagnato dopo l'alluvione che ha stravolto il territorio di Cantiano, creare danni a tante aziende, dirottare il turismo umbro tradizionalmente indirizzato nella Riviera Fanese, nel sud delle Marche. Il tavolo che si è costituito a Fano serve a realizzare un organismo altamente rappresentativo, finalizzato a limitare i danni. Sindaco Filippo Stirati, ci levi subito una curiosità. Come è venuto questa mattina a Fano? Con qualche difficoltà, perché ho dovuto riprendere la strada 298, quella che a Gubbio è conosciuta come la strada di Scheggia, e naturalmente questo ha determinato almeno un quarto d'ora in più di tempo. E poi nel versante marchigiano abbiamo incontrato anche semafori e ulteriori rallentamenti. Quindi è chiaro che viviamo una situazione di criticità che, nel caso del versante nostro, quello Ubino, va superata rapidamente, mi auguro, con la messa in sicurezza del viadotto e della galleria. Però noi dobbiamo pensare anche al futuro e quindi immaginare una viabilità che da Gubbio all'area interna del Basso Pesarese Marchigiano, Cantiano e così via, fino a Fano,
rappresenti, diciamo così, una viabilità rinnovata e che rilanci da un punto di vista anche del tessuto socio-economico questa parte umbro-marchigiana che ha tanta storia, ha tanta cultura d'impresa, riguarda i trasporti, riguarda il turismo, riguarda la cultura, cioè c'ha tanti fatti che la legano da secoli. I lavori della contessa sono lavori che ogni tanto tornano, ecco, io mi auguro che stavolta sia l'ultima volta, siano i lavori definitivi, sono lavori che però sono inderogabili. Se da una parte c'è l'inderogabilità dei lavori, dall'altra bisogna che mettiamo in campo tutte le strategie per mitigare i disagi ai cittadini e soprattutto alle attività d'impresa. Quindi il controllo certo sulle tempistiche dei lavori, un'adeguata segnaletica che possa indirizzare il traffico lungo le direttrici alternative corrette e soprattutto, e questo è lo sforzo più importante che dobbiamo fare, è quello di mettere sul piatto dei ristori. Perché non possiamo permetterci, e sarebbe questo incomprensibile, che a lavori finiti quelle attività che nel frattempo si sono visti mancare questi flussi chiudano. L'iniziativa di oggi qui nel nostro comune, quale obiettivo si propone? Beh, ha più obiettivi. Intanto c'è un primo messaggio forte che i territori provano a ragionare insieme. Il tema, i ragionamenti si fanno sempre nord-sud e quasi sempre meno est-ovest. Quindi costa entroterra, ma soprattutto pensare anche al futuro, pensare anche con un progetto che non può essere l'attuale contessa ma anche con un traforo. Ci sono già dei progetti partiti all'inizio degli anni 2000 che vanno rilanciati e lo faremo insieme con Gubbio, nella città di Gubbio nel mese di giugno. Poi è un'occasione per fare una strategia nuova, una strategia che guarda al futuro, che guarda a questi territori, che devono essere connessi e hanno interessi reciproci forti, non sono solo quelli turistici. Se non facciamo questo, il rischio è che con le nuove infrastrutture, con le politiche dei decenni scorsi, i flussi verranno trasferiti dalla parte nord della nostra regione verso il sud. Io non dico che non devono essere i flussi e le opportunità su più direzioni, ma dico che non possono essere spinti verso altre. E sempre questa mattina è stato siglato tra il Comune di Fano e i sindacati CGIL, CISL e UIL il protocollo d'intesa relativo all'anno in corso. Tra i punti cardine dell'accordo, la lotta all'evasione e alle dipendenze patologiche, l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche il potenziamento del trasporto pubblico locale, la riduzione dell'IRPEF e le agevolazioni per le famiglie in difficoltà. Assessore dei servizi educativi Samuele Mascarini, come si riflette l'accordo fatto con i sindacati appunto nel suo settore di intervento, in modo particolare per quanto riguarda l'ISEE che viene ampliata? È stato deciso di attivare un tavolo che ci accompagnerà nei prossimi mesi per la rivisitazione complessiva del sistema ISEE che attualmente abbiamo in essere per i servizi a domanda individuali dei servizi educativi, ma abbiamo ritenuto importante e urgente mettere in campo già un intervento, ancorché parziale, che riguarda sempre l'ISEE, a partire con i suoi effetti da settembre 2023. Un'azione che è stata peraltro deliberata pochi giorni fa dal Consiglio Comunale di Fano e che prevede l'estensione, in accordo con i sindacati, della fascia di esonero da 3.800 a 5.800 euro di indice ISEE per i servizi educativi a domanda individuale. Questo cosa vuol dire concretamente? Che saranno da settembre oltre 300 le famiglie che usufruiranno di refezione scolastica, di scuola, bus e di asilo nido in maniera del tutto gratuita. Rientra in pieno nell'accordo con i sindacati anche dei contributi per quanto riguarda il problema abitativo. È uno dei punti qualificanti perché riusciamo a confermare una scelta virtuosa, quella di incrementare con risorse proprie del Comune le risorse che arriveranno dal riparto del Fondo Nazionale per il sostegno ai canoni di locazione. Questo negli ultimi due anni ha consentito in termini proprio pratici di triplicare il sostegno alle singole famiglie, quindi oltre che di soddisfarle tutte coloro che hanno avanzato la richiesta. Dall'altra, secondo me,
la cosa più importante è anche quella di accompagnare ancora di più la piena applicazione del regolamento del cosiddetto TURSA, del testo unico regolamentare per i servizi socio-assistenziali, che ormai è a livello d'ambito da qualche anno e stiamo sempre di più applicando, grazie anche allo stimolo e al pungolo delle organizzazioni sindacali, il tema dell'equità sociale con l'applicazione dell'ISEE per la compartecipazione ai servizi a domanda individuale. Un altro aspetto qualificante è quello dell'esenzione della TARI, anche questo è stato incrementato per quanto riguarda questi ultimi provvedimenti. Sì, il Comune di Fano si è impegnato negli ultimi anni con delle manovre per la diminuzione della tassazione, soprattutto per la TARI. Anche quest'anno questo impegno è confermato con delle introduzioni, delle modifiche del regolamento della TARI che introducono la TARI etica e la cittadinanza virtuosa, ma ci sarà anche poi un tavolo con i sindacati a stretto giro per andare a rimettere in campo anche quest'anno i bandi per la diminuzione della TARI per l'attività produttivi per le famiglie. Visione che abbiamo riportato anche in questo accordo nella diciamo non adeguamento al tasso di inflazione programmata di tutti i servizi da domanda individuale. Il Comune di Fano non aumenta le tasse, le lascia bloccate ormai da 4 anni e questi sono segnali importanti che vanno proprio incontro alla cittadinanza e non gravano sulle tasche dei cittadini. Poi ci siamo impegnati anche per tutto quello che è l'edilizia residenziale pubblica, stiamo facendo un lavoro con ERAP per restituire ulteriori alloggi e poi c'è un impegno con le sigle sindacali ad aprire un tavolo per ragionare della diminuzione dell'addizionale IRPEF. Vagna Siumbata, avete raggiunto un accordo soddisfacente per quanto riguarda l'amministrazione comunale? Sì, assolutamente, è uno dei comuni con cui continuiamo a fare contrattazione sociale, con questo riusciamo a dare delle risposte soprattutto alle famiglie e ai cittadini che hanno maggiori difficoltà. Mantenimento delle tariffe per 4 anni che rimangono ferme a fronte di un'inflazione importante, già un segnale che abbiamo colto positivamente perché il comune è riuscito a mantenerle ferme, e l'allargamento delle fasce di esenzione per le famiglie che accedono ai servizi educativi, che consente loro di poter accedere alla mensa piuttosto che al trasporto scolastico, anche quello è un segnale che noi apprezziamo e riteniamo importante, così come la conferma di tutti gli investimenti che c'erano già negli anni precedenti per il contrasto a determinati disagi, da quello abitativo ad altre forme di disagio più sociale. Cambiamo argomento e parliamo di difesa personale per le donne con una conferenza teorico-pratica che si svolgerà giovedì 4 maggio nella parrocchia di Cucurano. Ce ne parla Stefania Bonomi. Nato in Giappone alla fine del 1800, il judo, la cui parola significa la via della gentilezza, dopo aver trionfato alle Olimpiadi di Tokyo con Odette Giuffrida e Maria Centracchio, che hanno conquistato per l'Italia ben 2 medaglie di bronzo, ha dimostrato di essere una disciplina ideale anche per le donne, soprattutto per quelle che, oltre a volersi mantenere in forma, hanno deciso di praticare questo sport a difesa della propria incolumità fisica. L'oratorio della stazione di Cucurano, in collaborazione con il circolo Acli Giburrae e le Acli Provinciali, organizza un corso pratico-teorico di legittima difesa femminile, giovedì 4 maggio alle ore 21, presso la sala della fraternità della parrocchia di Cucurano. Interverranno Andrea Mencucci, presidente Judo Club Fano, istruttore di quarto livello, Attilio Mascarucci, allenatore di terzo livello e insegnante del metodo globale di autodifesa, e Luigi Viola, istruttore di difesa personale militare con un brevetto conseguito presso la Polizia di Stato. Il percorso formativo, gratuito e aperto a tutti, è orientato a sviluppare con le partecipanti le tematiche principali della difesa femminile, fornendo nozioni tecniche di prevenzione, atteggiamento e difesa, utili a evitare situazioni di pericolo e aggressioni. Saranno presenti anche le allieve del corso del metodo globale di autodifesa che eseguiranno alcune tecniche di base per rendere inoffensivo l'avversario attraverso l'immobilizzazione.
un modo per imparare a difendersi nella speranza di non doversi mai naturalmente trovare nella situazione di doverlo fare. Come si articola esattamente il corso e chi può partecipare? Allora, il corso si articola in maniera monosettimanale presso la palestra della nuova scuola di Cucurano e possono partecipare tutte le donne da 18 in su. Esiste una tecnica che è tra le prime che si imparano, ossia appoggiare le mani. Sì, ci sono. Allora, la nostra attività è basata sulla neutralizzazione dell'avversario senza, diciamo, senza fare violenza. E quindi anche un'attività a livello psicologico, cioè nel senso che bisogna far vedere sempre la sicurezza all'avversario che poi porta allo spiazzamento delle sue attività aggressive. La fisicità comunque di una donna è diversa da quella di un uomo? Sì, ovviamente sì, però noi insegniamo a sfruttare la forza dell'avversario come appunto ci indica il principio del judo. Questi corsi di autodifesa hanno dei risvolti psicologici? Senza dubbio, la cosa che insegniamo è soprattutto tenere un aspetto di sicurezza, quindi in fondo un aspetto di sicurezza e quindi per affrontare al meglio queste situazioni svantaggiose che si devono giocare tutto anche sotto il punto di vista psicologico. Come vi è venuta l'idea di fare questo corso sulla difesa personale femminile? Ma è stata una sfida, soprattutto abbiamo un ex poliziotto, un ex ispettore di polizia che ha lavorato quindi nell'ambito della polizia giudiziaria, che quindi ha avuto queste esperienze, no, da parte del come diciamo nel suo ambito professionale. E quindi mi ha chiesto di attivare questo corso e abbiamo cominciato a lavorare insieme, dapprima con un paio di allieve e adesso c'è una decina di allieve che partecipano a questo corso. Passiamo allo sport. Sabato pomeriggio alla Bocciofila, alla combattente di Fano si è svolta la gara finale di biliardo a boccette che ha visto protagonisti i quattro finalisti. Vediamo allora com'è andata nel servizio di Cristiana Guerra. Una finalissima tutta da seguire e da ammirare, una sfida per palati raffinati che si è conclusa con un vincitore, Olivetti Malgherino di Marotta e la premiazione dei finalisti provenienti dal territorio locale. Si tratta della gara finale di biliardo a boccette che ha concluso sabato pomeriggio alla combattente di Fano oltre una settimana di competizioni iniziate lunedì 17 aprile. Ma io dico che è andata molto bene perché ci sono stati molti partecipanti qui della zona di Fano, il territorio che comunque non era ancora stato, diciamo, sviluppato questo sport e oggi siamo arrivati alle battute finali. Abbiamo il CONI, abbiamo una federazione che comunque ci fa sviluppare questo sport, che ci porta avanti, è riconosciuto dal CONI, come dico, e stiamo portando avanti anche un progetto molto importante che è lo scuola biliardo, per portare i giovani dentro questo sport, per cercare di magari di fargli fare aggregazione, fargli intrattenimento diverso da tutte le cose che ci sono oggi. Una realtà sportiva che sta crescendo sempre di più a livello regionale. Sì, a livello regionale sta crescendo e anche a livello nazionale comunque ci stiamo adoperando molto per farlo sviluppare. Per chi volesse iscriversi? Per chi volesse iscriversi si deve andare sul sito della FISB, è un sito nazionale, oppure contattare direttamente il comitato provinciale, che adesso comunque è di Ancona, perché comunque Fano ancora non ha un comitato. Abbiamo fatto questa gara proprio per sviluppare questa cosa anche qui a Fano e portare una cosa nuova che potrebbe interessare a gente che non conosce questo mondo. Due biliardi per quattro finalisti che con passione, serietà e precisione hanno giocato per oltre due ore. Uno sport di aggregazione affascinante, capace di creare relazioni e consolidare vecchie amicizie, che vuole appassionare sempre più persone. Ci stiamo proponendo anche con delle cose nuove, comunque vogliamo proporre alla città anche nuove attività sportive. Abbiamo organizzato, grazie alla disponibilità e alle proposte dei dirigenti della FISB, Moretti Giampiero e Tonelli Paolo, abbiamo organizzato questa gara di biliardo a boccette. È stata molto bella, grazie proprio alla loro disponibilità e grazie soprattutto
agli sponsor. Che emozione si prova dopo 15 anni a vincere questo premio? È una grande emozione, è stato molto bello, sì. Dalle 15:30 che giocate, quindi tanta concentrazione e anche sofferenza ho visto nel vostro volto. Sì, non bisogna mai perdere la calma, stare sempre lì concentrati è la prima cosa sul biliardo. E dopo la pausa del 25 aprile, questa sera subito dopo il telegiornale torna Sportissimo, l'appuntamento condotto da Andrea Maduzzi, dedicato alle discipline sportive del nostro territorio. Allora sentiamo le anticipazioni. Giro d'Italia, protagonista Sportissimo con la tappa Terni-Fossombrone del 13 maggio. I nostri ospiti, il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni e il responsabile del comitato organizzatore Alighiero Miccioli. Poi il calcio con l'Alma che vince anche sul Chieti e prima di affrontare i playoff è definitivamente quarta e l'avversario sarà il Trastevere, dovrà recarsi nella Tana del Notaresco, squadra impegnata nella lotta per non retrocedere. Poi finestra sul Vole e la Vigilar che si sta giocando la semifinale dei playoff, si è aggiudicata gara 1 contro Casarano, sarà impegnata domani sera in trasferta per gara 2. E poi l'Atletica Leggera con la storia di Barbara Marinucci, campionessa italiana master dei 400 piani. Ed ora apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Valerio Brescini, Adriana Sebastianelli di Orciano di Pesaro, parliamo del comune di Terre Roveresche, che domenica 30 aprile hanno celebrato il loro 50° anniversario di matrimonio. Gli auguri più vivi da parte di tutti i familiari e dallo staff di Fano TV. Subito dopo di noi le previsioni del tempo, poi Sportissimo e a seguire un programma realizzato dal CSI sempre dedicato allo sport. Buona serata a tutti.